Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo un post gara del Gran Premio di Portimao della Formula 1 ed è vittoria e record di Lewis Hamilton. Per lui 92esima vittoria in carriera. Con questa vittoria d'oggi Lewis diventa il pilota con il maggior numero di gare vinte in Formula 1. Per la Mercedes 112esima vittoria in Formula 1. Per quanto riguarda la gara, cosa dire, una gara tutto sommato molto ma molto bella, perché il circuito, ragazzi, è un circuito veramente bellissimo con tutti questi slivelli, una gara tra l'altro con molti incidenti e una gara in cui abbiamo visto delle gomme che praticamente hanno condizionato la prestazione di molti piloti. Beh, altre cose che vi volevo dire è che la Red Bull oggi ha fatto un pit stop della Madonna, meno di 2 secondi. Il driver of the day è stato scelto Checo Perez e che il giro veloce se l'ha portato a casa Lewis Hamilton, quindi non ha lasciato niente a Valtteri Bottas. Allora, risultati di questa gara, come detto, prima posizione per Lewis Hamilton, seconda posizione per Valtteri Bottas, terza posizione per Verstappen, quarta posizione per Leclerc, quinta per Gasly, sesta posizione per Sainz, settima per Perez, ottava per Ocon, nona per Ricciardo, decima posizione per Vettel, undicesima posizione per Raikkonen, dodicesima per Albon, che Albon se continua così, ragazzi, non credo che durerà molto nella Red Bull, tredicesima posizione per Norris, quattordicesima posizione per Russell, quindicesima per Giovinazzi, sedicesima per Magnussen, diciassettesima posizione per Grosjean, diciottesima per Latifi, diciannovesima per Kvyat, si è ritirato Stroll. Per quanto riguarda il campionato piloti, prima posizione per Lewis Hamilton con 256 punti. Seconda posizione per Valtteri Bottas con 179 punti, terza posizione per Verstappen con 162 punti, quarta posizione per Daniel Ricciardo con 80 punti, quinta posizione per Charles Leclerc con 75 punti, tredicesima posizione per Sebastian Vettel, 18 punti. Per quanto riguarda il campionato costruttori, prima posizione per la Mercedes con 435 punti, seconda posizione per la Red Bull con 226, terza posizione per la Racing Point con 126, quarta posizione per la McLaren con 124, quinta posizione per la Renault con 120, sesta posizione per la Ferrari con 93 punti. Dopo le dichiarazioni ed inizio con Charles Leclerc, è stata sicuramente la miglior Ferrari della stagione. All'inizio, a causa della pioggia, ho fatto tantissima fatica, ma siamo rimasti pazienti e la calma ha pagato. Quando chiuderemo il gap con la Mercedes, non accadrà che improvvisamente, attraverso una macchina nuova, il gap della Mercedes verrà annullato. Dobbiamo continuare ad avvicinarci passo dopo passo. Io sono contento. Dopo Sebastian Vettel, perché lui crede che la Ferrari lo stia boicottando. Se la macchina è migliorata? Non lo so, gli aggiornamenti che abbiamo portato non sono grossi progressi, bensì piccole cose. È più o meno la stessa macchina rispetto all'inizio dell'anno. Se Leclerc guida oltre i problemi? Non credo. Penso che stia facendo molto bene, ma non mi sembra che stia nascondendo i problemi della macchina. È molto veloce e sembra a suo agio quando spinge. Se spingo io, invece, gran parte delle volte la macchina va fuori pista. Le sto provando tutte e continuerò a provare, ma pur lavorando tanto non troviamo soluzioni con gli ingegneri. Non ho molte altre opzioni, devo continuare a preservare cercando di dare il massimo. Per ultimo, Mattia Binotto. Le parole di Seb? Le macchine sono assolutamente identiche. Su questo non c'è dubbio. Io spero che possa fare una buona qualifica ad Imola, partire più avanti e far valere di più la sua capacità di guida che è indiscutibile. Charles sicuramente è molto bravo, ma ci si aspetta di più da un secondo pilota. Dichiarazioni pesanti queste di Mattia Binotto. Vediamo un po' cosa accade ad Imola. Ragazzi, allora per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo visto, se vi è piaciuto date like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana con il Gran Premio di Imola.